cucina astronomica, oltre a suscitare meraviglia agli occhi di appassionati, può celare in sé una miriade di informazioni scientifiche, che per essere rivelate necessitano della conoscenza di strumenti di misura. In questo modulo tratteremo quindi concetti chiave di astrometria, fotometria e spettroscopia. Come punto di partenza, facciamo una semplice quanto importante osservazione. Notiamo cioè che la volta celeste non è piatta, ma sferica. Dunque, se volessimo misurare la distanza tra due punti, non dovremmo utilizzare misure lineari, ma misure angolari, ovvero il grado e i suoi sottomultipli, i minuti d'arco o arcominuti, uguali a un sessantesimo di grado, e i secondi d'arco o arcosecondi, uguali a un sessantesimo di minuto. Per fare un esempio, il diametro apparente del Sole e della Luna piena sono molto simili, uguali a circa mezzo grado. Quando però scattiamo una fotografia, di fatto, quello che facciamo è focalizzare il soggetto di ripresa sul sensore della nostra fotocamera, il quale può essere considerato a tutti gli effetti un piano, dotato quindi di dimensioni lineari, che possono essere espresse, per esempio, in millimetri o in unità di elementi fotosensibili, ovvero in pixel. Se inquadriamo ampie porzioni di volta celeste, la proiezione della sfera sul piano darà luogo a delle distorsioni consistenti. Se però riprendiamo piccole porzioni di cielo, la distorsione sarà minore o persino trascurabile, permettendoci di effettuare delle misure lineari sulla nostra immagine, approssimando la porzione di sfera celeste ripresa ad un piano. Potremmo, ad esempio, chiederci quanto distano nel cielo due stelle presenti nei nostri scatti, oppure quanto è estesa una galassia che abbiamo immortalato. Per rispondere a queste domande, dobbiamo introdurre il concetto di campionamento. Il campionamento spaziale, o scala dell'immagine, rappresenta la dimensione angolare di cielo che riesce a riprendere un singolo pixel dell'immagine. Per esempio, una scala dell'immagine di 2 secondi d'arco su pixel indica che ogni pixel inquadra una porzione di cielo col lato di 2 arcosecondi. Poiché i pixel sono la più piccola unità delle immagini digitali, tutto ciò che ha dimensioni inferiori a 2 secondi non potrà mai essere risolto dal nostro sensore. Quindi, almeno in teoria, il campionamento dovrebbe determinare anche la risoluzione dell'immagine. In realtà esso rappresenta piuttosto una specie di potenziale, in quanto bisogna anche tenere conto di una serie di fenomeni, dovuti principalmente all'atmosfera terrestre, che perturbano l'immagine dei corpi celesti osservati, come ad esempio turbolenza e temperatura, riassunti in astronomia con il termine di seeing. Gli osservatori con le migliori prestazioni in termini di seeing si trovano ad alta quota, in Cile e nella Hawaii, e raggiungono tipicamente 0,7 secondi d'arco di intervallo risolvibile. Il campionamento permette anche di capire la dimensione del campo di ripresa che si ha con un certo abbinamento telescopio-sensore, e quindi fornisce indicazioni su quali soggetti possiamo riprendere al meglio. Il campionamento di un'immagine in secondi d'arco su pixel può essere facilmente determinato. Esso è dato dal rapporto tra la dimensione di un fotoelemento del sensore e la lunghezza focale del telescopio, espresse con la stessa unità di misura, moltiplicando poi per il fattore di conversione tra radianti e secondi d'arco, 206.265. Ma come si ricava questa formula? Vediamolo assieme. Consideriamo, per esempio, un telescopio rifrattore di lunghezza focale F, che inquadra due stelle separate tra loro da un certo angolo θ, corrispondente sul piano del nostro sensore a una certa distanza d. Sappiamo per la trigonometria che D, F e θ sono legate tra loro dalla seguente relazione. D mezzi uguale ad F per la tangente di θ mezzi. Ovvero, volendo isolare D, moltiplichiamo per 2 ambo i membri e otteniamo D uguale 2F tangente di θ mezzi. In questa formula, D e F dovranno essere espresse utilizzando la stessa unità di misura, per esempio, diciamo in millimetri. Quello che noi interessa però è avere la distanza d espressa in unità di elementi fotosensibili, ovvero in pixel. Per farlo, dobbiamo dividere ambo i membri di questa equazione per la lunghezza, diciamo L, in millimetri di un singolo elemento fotosensibile. Quindi, quello che otterremo sarà, al primo membro avremo la distanza d espressa in pixel.
Al secondo membro scriviamo esplicitamente la divisione che abbiamo fatto, avremo 2 diviso, abbiamo detto L, espressa in millimetri su pixel, per F, per la tangente di teta. Mezzi. Notiamo a questo punto che l'angolo θ in questa formula è espresso in radianti. Noi lo vogliamo in gradi, o ancora meglio in secondi d'arco. Per effettuare la conversione ci basterà ricordare la seguente equivalenza, ovvero θ espresso in radianti sta a 2π greco come θ espresso in gradi sta a 360. Dunque, l'angolo θ in radianti sarà uguale a 2π greco per θ in gradi diviso 360. E per convertirlo in secondi d'arco, ricordiamo semplicemente che in un grado ci sono 3600 arcosecondi. Dunque, possiamo riscriverla come 2π greco per θ in arcosecondi diviso 360 per 3600 arcosecondi su gradi. Sostituiamo a questo punto questa formula di θ qui dentro. Quello che otteniamo sarà quindi riscriviamo 2 diviso L espresso in millimetri su pixel per F in millimetri per la tangente ricopiamo 2π greco per θ in arcosecondi diviso 2 per 360 per 3600. Arcosecondi. L'unità di misura grado l'ho già semplificata. Notiamo che possiamo a questo punto semplificare il 2 qua a numeratore con questo 2 a denominatore. Abbiamo così ottenuto una formula che, dato un valore di θ in arcosecondi, ci restituisce la corrispondente distanza d in pixel sul nostro sensore e quindi sulla nostra immagine finale. Noi vogliamo arrivare al campionamento, che ricordiamo l'abbiamo definito come la dimensione angolare di cielo che riesce a riprendere un singolo pixel della nostra immagine. Capiamo quindi che per ottenerlo, quello che dovremo fare sarà dividere un arcosecondo per il valore di d espresso in pixel, che ci dà questa formula, nel momento in cui θ vale un arcosecondo. Ovvero, scriviamolo esplicitamente, c espresso in secondi d'arco su pixel sarà dato da un arcosecondo diviso la nostra distanza d in pixel, valutata per θ uguale un arcosecondo. Sostituiamo. Al numeratore avremo la nostra lunghezza L in millimetri su pixel e al denominatore 2, questa tangente valutata per θ uguale un arcosecondo, quindi rimane π greco diviso 360 per 3600
dove l'unità di misura si semplifica e rimane solamente F in millimetri. Ora, calcolatrice alla mano, ci rimane solamente da calcolare questa quantità, che sarà esattamente uguale al fattore di conversione che abbiamo visto, 206.265 arcosecondi. Ecco così che abbiamo ottenuto la nostra formula. Questa formula è la base dell'astrometria, la scienza astronomica che si occupa di misurare il moto dei corpi celesti, in particolar modo gli asteroidi. Effettuando più scatti in sequenza, è infatti possibile studiare il loro movimento proiettato tra le stelle della volta celeste e, con l'ausilio di specifici software, calcolarne la traiettoria reale. Ma cosa sono e perché mai si dovrebbero inseguire questi oggetti del Sistema Solare? Gli asteroidi, o pianetini, sono corpi celesti di forma irregolare e dimensione molto varia, fino a qualche centinaio di chilometri, la maggior parte dei quali si muove attorno al Sole in una fascia compresa tra l'orbita di Marte e quella di Giove. Lo studio degli asteroidi serve così per quantificarne il numero, determinarne la distribuzione spaziale e le loro proprietà fisiche, in modo da favorire la comprensione dei processi che hanno portato alla formazione e all'evoluzione dei pianeti del Sistema Solare. Infine, fattore particolarmente importante, possiamo valutarne le probabilità di collisione con il nostro pianeta. Fino ad oggi sono stati scoperti circa 22.000 asteroidi che intersecano o si avvicinano molto all'orbita terrestre e che prendono quindi il nome di NEO, Near Earth Objects, poco più di 2.000 dei quali catalogati come potenzialmente pericolosi, o PHA, Potentially Hazardous Asteroids, in quanto aventi dimensioni tali da generare conseguenze significative per la biosfera terrestre in caso di impatto, cioè diametro superiore ai 140 metri. Un asteroide di tali dimensioni sarebbe infatti in grado di distruggere istantaneamente un'area vasta quanto una metropoli e solleverebbe nella stratosfera un'enorme quantità di polveri che oscurerebbe per diverso tempo il Sole anche a centinaia di chilometri di distanza. Per scoprire e sorvegliare continuamente gli asteroidi, la comunità scientifica internazionale si avvale della collaborazione di osservatori astronomici sparsi in tutto il mondo. L'osservatorio di Sormano può vantare ad oggi 95 asteroidi scoperti e più di 12.600 osservazioni.